eccoci alle strade di Roma. Alessandra Lemme, ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti. Andrea Lamura in regia. È lunedì, quindi partiamo con Paolo Masini, Partito Democratico Campidoglio. Buongiorno. Salve, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Tornato dal Maratona Acea. No, rivado in Maratona Acea perché ricomincia appena finiamo. Quindi è solo una tappa, si è conclusa, sì, una tappa. Una delle tante tappe di questa. Ne seguirà un'altra. Vogliamo approfittare della sua presenza per fare un piccolo punto della situazione? Questo, perché io ho perso un po' di. Ero rimasto a maxi. Sì, lunedì tra l'altro abbiamo fatto una diretta, diciamo pure abbastanza, perché cominciava a scaldarsi. Movimentata cominciava una a scaldarsi. Poi nel pomeriggio, poi sì. Il pomeriggio è successo anche di peggio, purtroppo. No, siamo ora in pratica con la commissione bilancio eternamente convocata, che sta valutando sia il maxi emendamento proposto dall'amministrazione comunale sia i nostri emendamenti. Ecco, diciamo che il maxi emendamento è quello che sostanzialmente tendeva a bypassare, a superare tutti i vostri. Sì, sì, ma noi anche al maxi emendamento abbiamo presentato migliaia di emendamenti. Siamo lì adesso guardandone uno per uno. Io lo ripeto, la CEA è la delibera delle delibere, è quella delibera che, se venisse approvata come proposta dall'amministrazione, metterebbe in ginocchio l'amministrazione comunale. Ecco, ma è vero che quella delibera lì è così fondamentale per il bilancio? No. No, perché l'abbiamo. Come la prendi non regge questa delibera. Se si prende da quel punto di vista, basta ricordare che 200 milioni, che è una cifra ridicola per un bilancio comunale, non per noi comuni mortali, ma per un bilancio comunale è una cifra ridicola, è la stessa cifra delle bollette insolute di Acea. Basta rifarsi dare le bollette insolute di Acea che raggiungiamo i 200 milioni, ma comunque è una cifra ridicola per il bilancio comunale. Allora, vogliamo introdurre. Tra l'altro, scusa, una parentesi, prego. Non sono nemmeno più 200 milioni perché con gli ultime chance di Acea le azioni sono ancora diminuite e siamo intorno ai 160 milioni di euro, perciò stiamo vendendo il pezzo più pregiato dell'amministrazione, una cifra ridicola. Basti ricordare che solo di dividendi, con le giunte di centrosinistra si parlava di 450 milioni di dividendi, perciò quello che veniva ridato alla città in termini di sociale, cultura, trasporti, dividendi, e noi la vendiamo a 160 milioni, una cosa scandalosa, non ci sono altri aggettivi. Allora, introduciamo adesso l'altro nostro ospite che è qui con noi in studio, Alessandra. Insomma, con lui diciamo c'è tutta una storia, una vicenda, sì, che oggi affrontiamo. Allora, Stefano Reggio è della cooperativa Il Cammino, è impegnata, una cooperativa impegnata nell'assistenza e nel recupero delle tossicodipendenze, e torna a parlare di un tema che noi abbiamo già affrontato qui a Radio Città Futura più volte. Certo, ma se questo accade, Paolo Masini ci racconta di quello che accade in Consiglio Comunale, dove ci sono delle leve di democrazia, dove si può contrastare, diciamo, una volontà non condivisa con strumenti di democrazia in Consiglio Comunale, e succedono queste disgrazie, immaginate cosa può succedere in una istituzione autonoma. Il Comune di Roma ha fatto l'Agenzia Comunale sulle Tossicodipendenze, che è un'istituzione autonoma, ha messo lì una bella testa d'ariete, diciamo, che governa autonomamente e che sta devastando i servizi per le dipendenze nella città di Roma, costruiti in 30 anni di partecipazione. Qui anche di quella è stata, diciamo, vittima dello spoil system, l'Agenzia Comunale delle Tossicodipendenze, no? Sì, con il cambio di amministrazione. Sì, anche in maniera abbastanza becera, perché poi una persona che era prima direttore, poi è diventato presidente, cioè, in maniera anche squallidella, con una spesa per l'amministrazione notevole, perché il ruolo veniva svolto ad interim da chi era direttore del Dipartimento Scuola del Comune di Roma, con 15.000 euro in più l'anno, invece adesso paghiamo una persona 125.000 euro l'anno circa. E che tra l'altro sembra avere anche la sconfessione da parte di autorevoli personalità del Consiglio Comunale, come il professor Aiuti. Il professor Aiuti è stato molto contrario a quello che è stato il primo piano dei servizi cittadini varato dall'agenzia, ritirato a febbraio del 2011. Poi è stato riproposto. Non è della parte politica di Masini? No. Aiuti però è persona corretta, seria, onesta e per bene. Guardi, non ce ne sono in questo. Quando ti siedi nei banchi dell'opposizione e vedi lì davanti, ce ne stanno 4-5, diciamo, con i quali è un piacere parlare. Aiuti è tra questi. Aiuti è quello che però la settimana scorsa, 15 giorni fa, una radio, diciamo,
in diretta in un'altra radio romana, ha detto sì, in effetti questo consiglio, insomma, scricchiola un pochino, io confermo di aver proposto una delibera per la chiusura dell'agenzia comunale sulle tossicodipendenze. Questo è il parere. Ecco, di fronte a questa chiusura poi cosa dovrebbe accadere? Ma adesso in due parole cosa succede? Succede che, sai, quando si vogliono, diciamo, fare dei bandi, si vuole un pochino manovrarli, cosa si fa? Si nomina una commissione un pochino amica. Noi abbiamo, studiando le carte, riscontrato che questo stava accadendo, abbiamo avvertito l'assessore De Palo, che è l'assessore di riferimento di verifica del lavoro dell'agenzia, abbiamo detto guardi, qui ci sono degli elementi per fare ricorso, potremmo evitarli qualora voi adottaste una procedura di autotutela. Questo non è accaduto, non ci hanno ascoltato, siamo andati al TAR, il TAR ci ha dato ragione, ha preso atto che le commissioni erano state nominate in modo illegale e quindi l'agenzia si è messa in autotutela e ha sospeso tutto. Questo significa che nella delibera scritta di pugno dal dottor Cano c'è scritto: io ho nominato le commissioni in modo illegittimo e quindi entro in procedura di autotutela e sospendo tutto, annullo tutto, tutti da solo. Atti. Tutto da solo. L'assessore De Palo sembra che questo non lo capisce e difende un vero confesso. Cioè il peccatore confessa il suo peccato, ma De Palo continua a dire, da buon cattolico, no, non è vero, noi siamo bene, tutto trasparente, siamo nella piena correttezza. Ho scritto pochi giorni fa una lettera a De Palo perché continua a sostenere che non ci deve dei rimborsi spese stabiliti dal TAR e spese legali. Ho scritto per ho scritto a De Palo, a Maccaro, il presidente dell'agenzia, e anche al dottor Cano, direttore. Ho detto: assessore, io qui in questa sede dico che l'agenzia ci deve 20.600 euro di rimborso di spese legali. Qualora chi legge può affermare il contrario, lo dica per iscritto, altrimenti smettetela di dire bugie. Tra l'altro il TAR in 10 giorni ha annullato 3 bandi dell'amministrazione comunale, diciamo, conferma, con dei costi notevoli, perché poi i bandi vengono pubblicati sui giornali, insomma, ci sono svariate centinaia di 1.000 euro buttati alla finestra per l'incapacità di questi signori. Reggio, allora, di tutto questo, ricordiamo, se ne parlerà venerdì. Se ne parlerà venerdì, perché nonostante... Ricordiamo l'appuntamento, appunto, dove... Nonostante, diciamo, siamo in attesa che l'agenzia nomini le commissioni nuove per poter valutare i progetti ormai depositati, che rimarranno quelli, quindi per 5 servizi, 3 della cooperativa Il Cammino, 1 della fondazione Villa Maraini e 1 di Parze, che siamo in attesa di questa nomina dei nuovi commissioni per valutare i progetti. Nonostante questo, quindi c'è una finestra di attesa, i servizi sono in proroga in attesa di essere riassegnati, l'agenzia si è ostinata a chiuderne 2, quello di Parzec e quello della cooperativa Il Cammino. E quindi noi vogliamo discutere con tutti gli operatori con i quali da 30 anni collaboriamo, operatori del pubblico e del privato sociale, abbiamo lavorato per tanti anni con loro, vogliamo fare il punto della situazione. Sono infatti 2 cooperative storiche, insomma, questo, che agiscono, insomma, operano davvero da appunto 20 anni, come ci stava dicendo Reggio. Abbiamo un altro ospite per un'altra argomento, storia, un'altra si tratta vicenda. Di Daniel Tarozzi, è il direttore del portale ilcambiamento.it. Buongiorno. Buongiorno. È uno dei promotori, tra l'altro anche con l'aiuto di Masini, delle Oasi del Cambiamento, 4 siti localizzati in 4 diversi quadranti della città che ospitano, diciamo, una formazione continua su una serie di buone pratiche, consumo, baratto, riciclo dei rifiuti, permacultura, risparmio energetico, alimentazione e salute. Cos'è la permacultura, Tarozzi? Cos'è la permacultura? Sì. La permacultura è inizialmente era un approccio all'agricoltura che però poi si è espanso ed è diventato un vero e proprio approccio alla vita, ovvero si parte dal concetto che non necessariamente i sistemi che sono sempre stati usati per coltivare la terra fossero i migliori e soprattutto che non necessariamente bisogna, diciamo, spaccarsi la schiena. Questo è un discorso. L'altro punto fondamentale della permacultura è che anche qui, partendo dalla terra e poi ampliandolo un po' proprio l'approccio alla vita, non esiste una sola ricetta per tutti i terreni, per tutti i climi, quindi ad esempio ogni luogo ha il suo tipo di pomodoro adatto, il suo tipo di modo di coltivare, il suo tipo di clima e di periodo dell'anno. Queste cose che sembrano banali e scontate in realtà sono state totalmente perse nell'ultimo secolo e fanno sì che si è cercato di eliminare la biodiversità del cibo, e questo ha indebolito
la produttività, ha indebolito la terra, tanto che se oggi non usassimo più agenti chimici, lasciando la terra a se stessa, questa tenderebbe a non produrre quasi nulla. Quindi tramite la permacultura si cerca di recuperare questa biodiversità, tornando ad ascoltare le esigenze, diciamo, delle varie zone del pianeta. E questo approccio pian piano si è espanso a tutta la vita, tanto che oggi con l'approccio permaculturale si costruiscono, si progettano case in bioedilizia, si progettano addirittura luoghi dove ottimizzare appunto l'uso delle risorse, comprese le cosiddette risorse umane, cioè in che modo vivere meglio senza sprecare energia fisica, energia personale. La stiamo perdendo, Tarozzi si avvicini. Scusa, le energie del telefono si stanno perdendo. Ora la sentiamo bene, perfetto, okay. Ora la sentiamo bene. Ma insomma, adesso ridurre la permacultura in poche parole è difficilissimo, perché no, ma diciamo, solo per l'ha introdurla. Fatto. L'ha fatto. No, okay. Ci ha dato un quadro, sì, okay. Perfetto. Tra l'altro Masini è pure in bicicletta oggi. Beh, oggi abbiamo aperto la stagione, sì, la mia bici elettrica ha ripreso vita oggi, visto che è a pedalata assistita. E perché appunto oggi, tra l'altro, come ricordavamo, un giorno interamente in consiglio, perciò non dovrò girare molto per Roma e mi sembrava giusto. No, l'appuntamento con Daniel, appunto, che gestisce questo sito che vi consiglio, ilcambiamento.it, che il sottotitolo è proprio Dal virtuale al reale. Io credo una delle frasi più geniali sia di questo secolo sia stata quella di Gandhi: sì, il cambiamento che vuoi vedere tu per primo, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. E l'idea di fare queste oasi, cioè quattro luoghi concreti dove fisicamente le persone possono andare lì e formarsi alle buone pratiche, è un'idea che avevamo da tempo, sia noi che Daniel. Insomma, il nostro incontro ci ha portato a partire in questa avventura. Le presenteremo il 23, sabato prossimo, dalle ore 16 in poi, con un ecoconcerto, con varie persone che ci parleranno appunto di cosa faremo durante tutto l'anno in questi quattro, li voglio ricordare, in quattro luoghi diversi di Roma, perciò non ci sono più scuse, ognuno ne trova uno a pochi chilometri dalla propria abitazione. Sarà con Giovanni Anversa, che insomma un po' specializzato nella comunicazione sociale, giornalista RAI, e ci saranno tantissime associazioni, abbiamo il patrocinio della provincia di Roma, saranno con noi Legambiente, WWF, Greenpeace, AIA, tantissime associazioni che fanno bene il proprio lavoro in questa città e vogliamo metterle in rete e cominciare a cambiare dal nostro agire quotidiano. Allora, Tarozzi? Sì. Noi, c'è qualcos'altro che si può dire su questi appuntamenti? No, l'unica cosa che è veramente importante per noi è che in un periodo storico dove sul web c'è tantissima informazione e parole su che cosa bisognerebbe fare, noi ci siamo un po' abituati, diciamo, a parlare male di ciò che viene fatto e dire bisognerebbe fare così, però il passo successivo è quello di tirarsi sulle maniche e cominciare a fare, è quello che noi cerchiamo di spingere sia col giornale e soprattutto adesso finalmente entrando anche sul territorio romano. Cioè, l'idea è che tramite questi luoghi, queste oasi, i nostri lettori e non solo i nostri lettori si incontrino fisicamente e finiscano di parlare basta delle cose e comincino a attuarle in prima persona, scambiandosi esperienze, scambiandosi culture, formandosi e riprendendo in mano la propria vita. Secondo noi è finito il momento in cui bisogna aspettare qualcuno che arrivi da fuori a dirci che cosa fare, ma veramente dobbiamo in prima persona prenderci sulle spalle la nostra vita e portarla dove vogliamo. E tra l'altro, scusa, all'interno del sito c'è una pagina, ci sono varie parti che aiutano anche all'incontro, c'è quella che trovo geniale della geolocalizzazione, cioè ognuno può vedere chi a pochi metri dalla propria abitazione ha, come dire, interessi simili e fa cose simili. E tra l'altro, al di là della formazione individuale, pensiamo anche di formare amministratori di condomini, ma insomma, come sai, visto anche il mio ruolo istituzionale rispetto alla permacultura, vogliamo fare dei corsi per le insegnanti delle materne e delle elementari, perché crediamo che anche attraverso quello strumento si potranno realizzare degli orti anche nel terrazzo di casa, se il terrazzo di casa anche è, diciamo, apparentemente in ospedale per un orto, invece si può fare. E crediamo che crescere nuove generazioni con una cultura del cambiamento diversa, ci sarà anche il baratto, luoghi dove si potranno barattare cose, con una cultura diversa ci aiuterà a migliorare questa società che sembra andare su una brutta china, ma in
insomma, finché c'è vita c'è speranza e tentiamo di recuperare. E allora, delle oasi del cambiamento, oltre al portale ilcambiamento.it, se ne parlerà, ricordiamo, sabato prossimo alle 16 al Parco della Madonnetta in via Molaioli 66 ad Acilia. Grazie, buona giornata Tarozzi. Grazie, buona giornata a voi. Ciao Daniel. Noi siamo arrivati più o meno alla conclusione, quindi ringraziamo ovviamente Paolo Masini, che ha portato con sé i suoi ospiti, e Stefano Reggio, che c'è stato qui con noi in studio, ci ha fatto compagnia, ci ha raccontato temi importanti, insomma, che saranno oggetto anche questi di un convegno il prossimo venerdì. Invece il 23, ricordiamo ancora una volta, c'è il cambiamento. Io voglio ringraziare ancora Elisabetta De Biase, che coordina un po' tutto il lavoro, e voglio ricordare un altro appuntamento della settimana. Riparte quella che io definisco in qualche modo un miracolo laico, cioè la festa dell'unità a Caracalla dal 19 di questo mese. Miracolo laico perché va avanti, lo voglio ricordare, in un momento di antipolitica, solo e quasi esclusivamente con la forza dei migliaia di volontari che tutte le sere vanno lì. Io sarò, come da tradizione, nel turno del circolo dove sono iscritto, il circolo di Donna Olimpia, perciò per chi vuole mi potrà trovare al ristorante biologico a portare salsicce nelle prime due settimane della festa, magari, insomma, questo caldo. Vabbè, uno ordina quello che vuole, insomma, ad Agricoltura Nuova, ristorante biologico, così facciamo lo spot al ristorante che gestiamo come camerieri. Grazie, buona settimana. Grazie a voi.